Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie Governo, grazie colleghi senatori. Qui stiamo parlando di un provvedimento sul quale, provvedimento semplificazioni, sul quale ho sentito diverse critiche, però in primis io invece voglio ringraziare le due commissioni competenti e i relatori in aula perché avendo seguito come tanti altri colleghi ho visto il grande lavoro che si è fatto su questo provvedimento, dove si è cercato di mettere dentro chiaramente tutto quello che era possibile per cercare di dare delle risposte su tantissimi temi che sono all'attenzione e all'ordine del giorno in questo periodo. Per quanto riguarda il tema di competenza della mia commissione, la commissione agricoltura, temi all'interno di questo provvedimento ne erano partiti parecchi, alcuni sono stati affrontati in commissione, ma su due principalmente mi vorrei concentrare. Sentendo l'intervento che mi ha preceduto, quello del collega senatore De Boni, su un tema molto molto importante che ne abbiamo discusso in commissione, il tema della xylella che sta così devastando alcune regioni del sud Italia, in principal modo la regione Puglia. Io so che il ministro Centinaio sta lavorando, ha pronto un decreto che molto probabilmente sta arrivando anche tardi, non certo per colpa del ministro dell'agricoltura ma per colpa di chi negli anni passati non ha volutamente affrontare questa, non ha voluto affrontare questa tematica. Oggi si è arrivati al compimento di un decreto che arriverà da quello che ci è tenuto a sapere a giorni, che andrà ad affrontare, spero e sono convinto radicalmente, il tema dell'avanzata di questo flagello per l'olivicoltura del nostro paese. Altra cosa importantissima che ci tenevo a portare in discussione in quest'Aula e di cui voglio ringraziare, perché molto probabilmente avrà, spero, un'approvazione unanime da parte di tutti, è l'emendamento per quanto riguarda l'etichettatura su questo dei prodotti alimentari del nostro paese. Su questo provvedimento ci stiamo lavorando ormai dal 2011, c'è un disegno di legge ancora depositato a firma mia quando c'era ancora il ministro Zaia nel 2011, quando cercavamo di fare i primi passi verso l'identità dei prodotti alimentari che vanno negli scaffali di cittadini. Da quel periodo ad oggi sono passati tanti anni, sono passati anche tanti governi e nessuno mai è riuscito a risolvere questo problema. Oggi molto probabilmente riusciremo finalmente a dare una svolta verso la qualità, la trasparenza, la genuinità dei prodotti che arrivano sugli scaffali e sulle tavole dei nostri consumatori. Qualcuno dice sì, ma è un provvedimento facile. Io non credo fosse tanto facile ottenere questo, perché sappiamo benissimo, sono passati il governo Monti, il governo Letta e chiaramente poi il governo Renzi, il governo Gentiloni, non si è riusciti a ottenere assolutamente nulla su questo provvedimento. Io mi ricordo quando, lo dico senza polemica, ma quando il ministro Martina diceva ma finalmente siamo riusciti ad avere l'etichettatura sui prodotti. Sì, ma che tipo di etichettatura avevamo fino ad oggi? Avevamo l'etichettatura che faceva sì che in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, qualsiasi prodotto, ad esempio il pomodoro che arrivava dalla Cina, una volta trasformato in questo paese, subiva la trasformazione e diventava da pomodoro cinese a pomodoro prodotto in Italia. Quindi la massaia italiana, la signora Maria di turno, pensava di mangiare pomodoro italiano e invece mangiava pomodoro cinese. Oggi, finalmente, con questo provvedimento, vado verso la conclusione, Presidente, avremo finalmente la massima trasparenza e l'identità dei nostri prodotti sulle tavole dei nostri cittadini. E di questo dobbiamo essere orgogliosi, perché alla fine la qualità e la trasparenza si trasformerà finalmente in una realtà anche reddituale, dando un po' di dignità alle risorse e al lavoro dei nostri bravi agricoltori. Grazie.